Volley con l'ex giocatore del Perugia, Giacomo Sintini, conosciuto come Jack Sintini, in città per una iniziativa benefica promossa dalla sua associazione, che ha commentato ai microfoni di Umbria TV l'esito della Supercoppa, in particolare la doppia sconfitta della SIA. Al di là dell'esito, che per Perugia non è positivo, è comunque una bella soddisfazione ospitare una manifestazione del genere. Beh, sicuramente è un grande sintomo di rispetto da parte di tutto il movimento, è un grande sintomo di presa di responsabilità sempre anche che questa società sta avendo sempre di più ogni anno verso questa Lega, no? La SIR è una protagonista indiscussa di questa Lega, sta diventando una società sempre più di riferimento ed è bellissimo che si sia potuto giocare una finale di Supercoppa a Perugia, al di là del risultato che in questo momento è proprio la cosa più difficile da pronosticare in assoluto. Io penso che questa Final Four sia proprio come, cioè, cercare di prevedere l'esito di questa Final Four è come tirare una monetina in aria. Mettiamo da parte lo sport, pensiamo alle cose serie. Jack Sintini è partner di questa Supercoppa con la sua associazione. Quali sono le attività previste? Ma le attività previste sono tante. Noi continuiamo in questa diciamo organizzazione di eventi e di punti di ascolto per l'orientamento alle persone che si ammalano e ai loro familiari, e quello è un servizio che ormai stiamo garantendo tutto l'anno, 365 giorni all'anno. Oggi realizzeremo la donazione che avevamo pensato per questo fine 2018, che è una donazione del valore di 15.000 euro. Doneremo un macchinario capace di leggere il movimento degli occhi per le persone che sono un po' in una fase critica finale della propria malattia e che sono ospitati all'hospice di Perugia. Quindi un macchinario molto importante che abbiamo individuato insieme ai medici e ai responsabili di quel reparto.